Oggi, cari amici del Satan, prepariamo una ricetta fantasmagorica. Però preparati, perché ci sono 40 gradi all'ombra e noi accenderemo il forno, ragazzi. Accenderemo il forno. Però, prima cosa, cioè, esci di casa subito, in questo preciso istante, proprio molla tutto e vai a comprare dei pirottini, ma ancora meglio se hai quelli di silicone, sei una super pro. Questo per dirti che facciamo dei muffin salati che accontenteranno proprio tutti, perché sono senza glutine, sono vegan, puoi fare anche la versione vegetariana, però quella vegan è proprio di super rispetto, compreso anche il fatto che sia senza glutine, quindi accontenta veramente tutti. Ma prima di fare i muffin salati, se tu hai una zucchina grande quanto una casa, aspetta che vado a prenderla, ho dimenticato di prenderle, però cioè, questo è il livello di zucchine, perché se tu hai un orto, queste saranno le zucchine, ma anche se tu avessi le mini zucchine, si può fare lo stesso, perché faremo dei muffin salati alle zucchine, amici miei del Satan, per chi non l'avesse capito. Ma prima, dicevo, di fare questa bellissima ricetta, dal momento in cui probabilmente avrai 750 miliardi di zucchine, e in caso vai a comprarle, facciamo altre ricette con la zucchina, visto che per chi mi segue su Instagram sa che ho un amore spassionato per le zucchine, non ne posso più, ne ho talmente tante che non so più come cucinarle. Quindi ragion per cui ho deciso che farò un po' di ricette diverse, in modo tale da non avere sempre quella pesantezza della zucchina saltata in padella o fatta grigliata. Quindi con 850 gradi all'ombra iniziamo subito con le prime ricette e poi torniamo per i muffin, perché i muffin sono facili, sono per tutti, sono da pro, ma ci sono alcune ricette ancora più semplici. Io sono Vanessa e ti do il benvenuto sul canale Van Education. Disponi le zucchine sul tavolo anche solo per osservare quanto sono grandi e belle. Per questa prima ricetta tagliamo dapprima le zucchine a rondelle, per poi facilitarci il lavoro e tagliarle a cubetti, non troppo grosse. Io in realtà ho deciso di tagliare queste tre zucchine belle grandi perché mi serviranno per entrambe le ricette che vi mostrerò. Però se decidete di farne soltanto una delle due ricette, vi direi di tagliare una zucchina grossa, non di più. Attenzione a non tagliare il gatto, altrimenti se ne andrà di sua sponte. Questo è il risultato delle zucchine che ho tagliato. Ci vengono due, anche tre ricette. Iniziamo con la prima ricetta, ovvero le zucchine in agrodolce. Una bomba di secondo! Praticamente iniziamo con accendere ovviamente il fuoco e utilizziamo una padella antiaderente. Io ho questo wok fighissimo. Aggiungiamo dell'olio. Sì ragazzi, lo so che la pentola non è perfettamente allineata, dà fastidio anche a me, non me lo dite. Aggiungiamo poi della cipolla o anche delle carote, in questo caso io avevo cipolla, carote e sedano. Ho interrotto l'audio perché era assolutamente necessario farvi sentire lo sfrigolio. Dicevo che comunque quelle erano verdurine che avevo insieme alla cipolla che avevo tagliato io e congelato. A questo punto, quando sfrigola, aggiungiamo le nostre bellissime zucchine tagliate a cubetti, le giriamo, una è anche fuggita dalla pentola, e aggiungiamo due pizzichi di sale. Regolate voi, raga, come preferite a vostro gusto. Quindi mescoliamo ancora una volta per amalgamare il tutto. Giusto, mescola, perfetto. E successivamente aggiungiamo un mezzo bicchiere d'acqua, ecco, non esagerate con le dosi perché sennò poi le zucchine lasciano andare un sacco di acqua. Quindi mezzo bicchierino e chiudiamo con il coperchio. Facciamo cuocere per, non vi do esattamente il tempo perfetto perché dipende, si devono comunque ammorbidire e potete provare con la forchetta infilzando, se è morbida la zucchina va bene, è pronta. Successivamente, quasi terminata ormai la cottura, che mancano 2 o 3 minuti,
andiamo ad aggiungere, per fare appunto l'agrodolce, lo zucchero. Io in particolar modo ho usato quello di canna, 2 cucchiaini, regolati tu a tuo gusto, poi le provi le zucchine vedi come sono. E ovviamente per fare l'agrodolce aggiungiamo anche dell'aceto, in questo caso è aceto di mele biologico, super fighissimo. E ripeto, mescolate, andate a vostro gusto, assaggiate, se vi piace abbastanza agrodolce, abbastanza pungente, come preferite, decidete voi quando stoppare e basta. E qui qualche minuto ancora e poi il tutto è pronto, un piatto mega galattico, un secondo che solitamente piace veramente a tutti. Anche per questa seconda ricetta facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per la prima, quindi padella, olio, soffritto, facciamo soffriggere per bene, quando c'è il segnale, si raga il segnale proprio lo sfrigolio, aggiungiamo le zucchine. Quindi una volta aggiunte le zucchine, stesso procedimento, aggiungiamo un po' di sale, mescoliamo, però questa volta non metteremo il coperchio perché le vogliamo fare un po' più croccantine, un po' più brustolitine, mentre invece le altre erano belle morbide. Quindi questo è l'obiettivo, perché andremo a fare un'insalata fredda con zucchine e altri ingredienti che vedremo man mano. Quindi stesso procedimento, le facciamo diventare un po' ovviamente più morbide, ma senza il coperchio, mi raccomando. Per l'insalata in una ciotola prepariamo dei ceci, in questo caso erano già cotti bio, altrimenti li potete fare anche cuocere da zero, delle olive taggiasche, in questo caso perché a me piacciono di più, dei pomodori secchi, questi sono particolarmente scuri perché li avevo presi direttamente a pacchino e li avevamo fatti essiccare ulteriormente, quindi sono ancora più scuri, però senza dover andare per forza a pacchino, se non siete della zona potete aggiungere anche dei pomodori secchi acquistati, meglio se di qualità, infatti questi secondi che vedete sono di qualità, sono già salati quindi io non aggiungerei poi ulteriore sale, ma aggiungerei del prezzemolo, meglio se fresco, io non ce l'avevo in questo caso, e del basilico, in questo caso invece ce l'avevo fresco, quindi che dà quel tocco, quel sapore in più. Ovviamente potete anche aggiungere a piacimento quello che più preferite, quindi io in questo caso ho messo dei pomodorini, ma potreste mettere e aggiungere anche del mais o ciò che vi aggrada, anche del formaggio volendo, vegan. Poi potete aggiungere delle zucchine, quelle che abbiamo fatto precedentemente, saltate in padella, e in questo caso un mix creola, che sono una serie di pepe, pepe nero e altri tipi di pepe, altrimenti potete utilizzare soltanto il pepe nero se non ce l'avete. Una bella mescolata, per chi vuole può aggiungere anche dell'olio e dell'avocado per ulteriori grassi buoni, ma è completo anche già così. Un piatto appunto completo che può essere consumato anche come secondo o come contorno. E dato che dalla ricetta precedente mi sono avanzate delle zucchine, passiamo inaspettatamente alla ricetta numero 3. Faremo una sorta di fare frittata, però non con le uova. Aggiungiamo della farina, ma badate bene, non aggiungetela tutta insieme subito, perché la consistenza si farà man mano. Aggiungete un bicchiere d'acqua e mescolate. Successivamente, osservando il composto, aggiungete mano a mano un altro pochino di farina, in modo tale da addensare il composto. Dopo aver mescolato bene, aggiungete tutti i vostri aromi e sapori che preferite, quindi ad esempio in questo caso ho aggiunto ancora il mix creola, ma va bene il pepe nero, aggiungete il sale, aggiungete quello che preferite, ancora se volete anche prezzemolo, basilico. Rimescolate per bene, poi per renderlo più morbido e corposo e al posto delle uova io ho aggiunto 2 cucchiai di yogurt. Ovviamente potete anche leccarvi il cucchiaino, ma badate bene di non riutilizzare lo stesso cucchiaino. Quindi rimescolate tutto il composto che adesso sarà più morbido e quindi pertanto essendo più morbido verificate la consistenza e nel caso aggiungete altra farina. Non ve l'ho detto, ma io ho aggiunto farina integrale, quindi poi vedete voi qual è il tipo di farina che più vi piace ed è anche per questo che il composto va aggiustato in base anche alla farina, allo spessore diciamo della farina. Come vedete adesso si sta ovviamente addensando di più e procedo con il resto degli ingredienti. Aggiungo a mio piacimento ad esempio il curry e la paprika, dolce in questo caso,
Voi, se volete, potete aggiungere le spezie che più preferite. Un pizzico comunque non dà fastidio solitamente a nessuno. Ho aggiunto anche delle olive taggiasche perché ne sono particolarmente ghiotta, ma per la buona riuscita della ricetta non è necessario. Dopo aver mescolato per bene, passiamo alla padella, che deve essere una padella sempre antiaderente, in questo caso piatta, che ho unto con dell'olio. Quando l'olio e la padella sono comunque ben calde, aggiungo il composto e cerco di livellarlo e di spalmarlo per bene su tutta la superficie della padella. Io l'ho fatta cuocere per circa 10 minuti per lato, vedete voi se è abbastanza dorato, e dopo averlo fatto cuocere da una parte lo giro ed si può cuocere dall'altra ed è prontissima, buonissima. Dopo aver pulito tutta la postazione, quindi tutto super fatto bene, adesso vi dico gli ingredienti al volo, ma tanto poi li vedrete all'interno della ricetta, me li sono segnati nelle mie note e vi dico subito che ci servono 3 zucchine medie. Allora queste, no, cioè questa vale quanto 3 zucchine medie, più o meno sono 800 qualcosa grammi, quindi io vado su questa misura. Poi ci vogliono 200 g di farina, in questo caso è farina di riso, 100% riso italiano. Se avete anche quelli della qualcosa, senza glutine ancora meglio, altrimenti una farina. Poi ci vogliono 70-80 grammi di... allora, c'è il formaggio vegan, di cui adesso io non ho la busta perché io ce l'avevo così, quindi vi metterò la busta, altrimenti se siete vegetariani potete usare grana o pecorino, comunque passate al formaggio vegetale. 100 ml di olio, possibilmente un olio di semi. Allora, al posto delle uova, perché ci vorrebbero 3 uova, per ogni uovo puoi sostituire l'uovo con 70 grammi di... Ma perché non si vede bene? Allora, con 70 grammi... Che cazzo dice? 70 grammi di yogurt bianco di soia, senza zuccheri aggiunti, mi raccomando, per ogni uovo. Ce ne vogliono 3, quindi 7, 14, 21, 210 grammi di yogurt bianco. Poi ci vorrebbe lievito, ovviamente. Vuoi non comprare una bustina industriale di lievito? Puoi, però io uso il bicarbonato che viene fatto reagire con l'aceto di mele. That's it, facile. Cucchiaino di bicarbonato, un pochino di aceto di mele e si gonfiano lo stesso. Poi, vabbè, un pochino di olio d'oliva quanto basta, un pochettino, un pizzico, chi lo vuole, vabbè, di sale sicuro, chi lo vuole di pepe e di aglio, ma facoltativo. Io aggiungerò anche i pomodorini secchi, chi vuole anche le olive, sono una bomba, però oggi faccio una ricetta e non a tutti piacciono le olive, mentre invece i pomodorini secchi sì. Iniziamo subito perché già siete rasi, lo so, pieni. Quindi iniziamo subitissimo! Allora, per comodità di taglio io ho usato questa. Se tu vuoi tagliare con il coltello ci metterei un attimino di più, però questo è il risultato, mi piacciono molto. Ovviamente questo bisogna rigorosamente finirlo e ovviamente il cucchiaino dopo deve essere messo a lavare. Non si può rigirare con lo stesso cucchiaino. Detto questo, dopo iniziamo a mescolare. Quindi prima tutti gli ingredienti liquidi, si mescola, mescola, mescola e poi si aggiungono quelli solidi. Piccolo suggerimento, mettiamo un pochino di curcuma per rendere il tutto più giallo e da lì iniziamo ad aggiungere prima la farina. Farina piano piano incorporiamo ed è da qua che ci rendiamo conto se poi l'impasto è troppo denso.
Se è troppo denso basterà aggiungere un pochino di latte, cosa che io personalmente farò perché ogni farina si comporta un po' a modo suo. Quindi adesso aggiungo un po' di latte e vi faccio vedere il risultato. Un pochino, mi raccomando. La consistenza da ottenere è così, cremosa al punto giusto. Adesso aggiungerò anche il formaggio veggie e anche qui bisognerà vedere se non va troppo a, se non diventa troppo denso. Vediamo, perché in tal caso sono sicura che bisognerà aggiungere ancora un pochettino di latte. Bisogna sempre adattare le ricette in base alla farina, in base gli chef sapranno. Perfetto, li ho già fatti i muffin, lo so già che piacciono, quindi è una ricetta testata, non vi sto dando robe che non stanno né in cielo né in terra, però bisogna avere gomito gomito e con 40 gradi direi che anche questo allenamento ci permette una bella sudata. Raggiunto questo livello, mano a mano incorporiamo, anzi prima direi un pizzichino di sale, pizzico in più, un po' di aiuto, pepe nero che non guasta mai, e poi mano a mano aggiungiamo le zucchine e i pomodori secchi, anzi bicarbonato. Cioè una puntina, cioè vuol dire proprio una puntina, ragazzi. Se no poi sta di bicarbonato e fa schifo. Una puntina. Che mettiamo qui e che facciamo reagire con questo. Sentiamo lo sfrigolio. Tenete a sentire lo sfrigolio. Adesso mi cade tutto come minimo. Frigolio raggiunto. Lo facciamo girare. Ancora un attimo e aggiungiamo le zucchine. Iniziamo a incorporare un pochino di zucchine, direi non tutte insieme. Uno perché devo vedere se 800 grammi va bene. Secondo perché sennò poi troppe non si riesce più a girare. Anzi, adesso passo al cucchiaio, giusto, si è ribellato. Allora io intanto continuo ad aggiungere le nostre zucchine. Amici cari, ho aggiunto tutte le zucchine, ho mescolato, dato anche una sistemata, aggiungerei un altro pizzico di sale, ma pizzico perché poi ci sono ancora i pomodori secchi, perché ho aggiunto 800 grammi di zucchine, quindi mi sembra giusto dargli un certo tipo di sapore. Rimescolo ancora un momento. Questa roba qua, cioè fatta con i bambini, veramente loro si divertiranno, tu un po' di meno. E direi che qui i bambini non ne mangiano, quindi pepe nero ci sta bene, altrimenti facoltativo. Come vi dicevo a inizio lettura degli ingredienti, c'era anche un filo d'olio QB, giusto? Quando basta. E adesso aggiungerei i pomodorini secchi. La consistenza comunque deve essere morbida, cioè devo riuscire a girare, devo far fatica, ho già fatto fatica prima a sbattere, adesso direi che così va bene. Allora, pomodorini secchi ci sono, oggi uso questi qua, non uso quelli di pacchino perché li voglio tenere carichi, ne ho soltanto pochini, dato che ci sono 40 gradi e uno è scappato. Quindi accendiamo il forno a 180 gradi e impirottiamo con i pirottini. Quindi vediamo se sono sufficienti. Mescolerei un po' e verificherei se vedo abbastanza rosso nell'impasto.
La situazione, amici, è la seguente: ho fatto ben 3 teglie da 6, 12 e 18 e farò sicuramente una seconda infornata perché ne sono uscite parecchie. Ma se avete ovviamente pranzi di famiglia, potete sbizzarrirvi perché con un solo impasto ne fate veramente tanti. Quindi 180 gradi per circa 25 minuti. Io di solito faccio 22 minuti e gli ultimi 3 faccio di grill, così diventano belli doratini. Ovviamente senza le uova non potranno diventare quel giallo super giallo, ma a seconda di quanta curcuma avete messo, io ne ho messa poca, vi usciranno più o meno abbronzati. Detto questo, io adesso li inforno. A cose fatte ci rivediamo, ok raga? Comunque è una ricetta bomba, sappiate che piacciono sempre a tutti quanti. Raga, a mio avviso il risultato è proprio buono. Poi vi posto anche la foto di quando l'avevo fatti, che erano più jolly. Poi dalla telecamera si vede, sono uscite belle 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 belle, ci piacciono. La seconda infornata la faccio con i pirottini di silicone, sono belli carichi, quindi adesso valuterò il tempo di cottura. Comunque gli altri alla fine li ho tenuti 30 minuti abbondanti perché volevo che facessero bene la crosticina sopra e basta. Adesso inforno anche questi e penso che il gioco sia fatto. Comunque sono usciti tanti, e mentre loro cuociono, raga, come per magia, col cavolo, adesso bisogna sistemare tutto. Altro che magia, mica siamo su Instagram qua, bisogna sistemare tutto. E con la cucina splendido splendente e i nostri super muffin, io spero vi siate super divertiti a cucinare insieme a me. Spero che le ricette vi siano piaciute, se vi sono piaciute lasciate anche dei commenti e se avete anche delle idee, delle ricette che volete condividere con la community. Io sto pizzando perché sono 40 gradi e c'è il forno ancora acceso per la seconda infornata. E scrivetemi anche su Instagram e seguitemi soprattutto su Instagram perché ci divertiamo ogni giorno così. E io vi invito a iscrivervi al canale YouTube Vanlocation se non vi siete ancora iscritti, male, lasciare un commento, lasciare un like per supportare tutto il mio lavoro che costa tanta fatica, tanto caldo. E basta, niente, spero niente. Ciao, ciao a tutti, alla prossima, ciao!